Mercoledì 7 ottobre a Palazzo Firenze, sede centrale della Dante Alighieri, è stato presentato per la prima volta a Roma, con la partecipazione del critico letterario Filippo Laporta, Le terzine perdute di Dante, il nuovo libro di Bianca Garavelli per Burr Edizioni. Usando con sapienza le sue competenze di medievista, Bianca Garavelli ha costruito un romanzo sospeso tra passato e presente, storia, letteratura e azione, per un thriller storico che si trasforma in una caccia all'uomo frenetica e appassionante. A partire dal libro, ovviamente. E allora, Dante ha 750 anni, però non li dimostra per niente, tant'è vero che, come racconto nel mio romanzo, Le terzine perdute di Dante, ha qualcosa da dire anche alla scienza contemporanea, perché in questa storia Dante è riuscito ad anticipare addirittura le scoperte della cosmologia e dell'astrofisica. Tant'è vero che ci racconta la presenza di Dio, quando lo raggiunge nel paradiso, come un punto minuscolo che ci ricorda molto da vicino il Big Bang, la singolarità che dà origine all'universo. E quindi Dante è un personaggio sorprendente, è un personaggio metafisico, ma è anche un personaggio da romanzo e da film, un uomo d'azione anche, circondato da intellettuali che incredibilmente sono a loro volta anche uomini d'azione, hanno una sorta di doppia vita. Io immagino che Dante viva nella Parigi del 1309 e qui incontri appunto mistici, teologi, francescani, domenicani e anche in particolare una donna, Marguerite, detta la Porete, che è una mistica che ha dato vita a, nel suo trattato, a un dialogo diretto tra l'anima e Dio. Quindi un dialogo che è stato definito eretico, ma che ha offerto molto probabilmente grandi spunti anche al Dante del Paradiso. Un romanzo d'avventura, ma anche un romanzo di scienza e anche un romanzo che ci riporta ai giorni nostri, quando vengono scoperte delle terzine nascoste dentro un manoscritto, il manoscritto del Roman de la Rose, e ci permette di celebrare in maniera molto curiosa, molto singolare, il compleanno di Dante.